Lo scopo di questo emendamento è quello di comunque allargare la base della domanda affinché si possano evitare più equivoci possibile, perché come ha detto l'assessore, si sta cercando di uniformare anche con le linee di altre regioni quello che è appunto il discorso della residenza da un tot di tempo, ossia non far evitare, insomma, che ci siano degli abusi da quel punto di vista lì, perché chiaramente dobbiamo tutelare chi ha necessità, ma anche dobbiamo evitare che si creino delle situazioni opportunistiche al riguardo. Abbiamo aggiunto nel nostro emendamento abbiamo chiesto che venga inserita l'attività lavorativa o abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi nell'ambito territoriale da almeno 3 anni. Questo perché viceversa vogliamo evitare che una persona che magari ha residenza, faccio un esempio per dirne uno, a Piacenza, ma in realtà si trova su un altro territorio da più anni e quindi svolga la sua vita normalmente in un altro territorio, non possa essere precluso dal poter presentare la domanda. Questo per fare in modo che appunto il bacino di persone che necessitano veramente su quel territorio possano avere la possibilità di presentare la domanda. Grazie. Sì, è stato necessario svolgere un ulteriore approfondimento tecnico. Da parte nostra avevamo avuto alcune informazioni, ci scusiamo, ma non erano esaustive. Tra l'altro l'emendamento è arrivato questa mattina. Noi comprendiamo molto bene il senso positivo di questo emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle, che giustamente si pone il problema di quei casi di attività lavorative, magari a tempo determinato o in alcuni momenti interrotte, e che quindi diciamo, penalizzano la persona che magari pur vivendo comunque in quel territorio ha una quasi stabilità lavorativa, ma che a fronte delle caratteristiche dei contratti odierni talvolta presenta dei buchi. Quindi noi riteniamo che sia comprensibile e positiva la motivazione che muove questo emendamento, però tecnicamente avevamo inteso che la sede principale degli affari e degli interessi potesse essere equipollente in tutto e per tutto ha appunto attività lavorativa stabile, che è esattamente il concetto già presente nel testo. Così non è, perché invece sede principale degli affari e degli interessi di fatto equivale alla semplice definizione di domicilio, come dice il codice civile, e pertanto il domicilio mette in crisi completamente i comuni, perché i comuni non hanno più dei registri, non è più una categoria così formalizzata e vincolante per i nuclei abitativi, e considerate che il domicilio può anche essere ottenuto con una semplice autocertificazione. E quindi a questo punto, poiché non c'è nessun intento da parte nostra, anche a fronte del cammino davvero notevole che è stato fatto di diluire la riforma, siamo costretti, a fronte del fatto che la categoria domicilio per un ente locale è inesistente, siamo ovviamente costretti purtroppo a rigettare questo emendamento. Noi purtroppo siamo rammaricati da questo passo indietro che è stato fatto dalla Giunta con delle motivazioni tecniche che a questo punto secondo noi comunque non stanno in piedi, perché il nostro intento è stato chiaro fin dall'inizio ed era quello di allargare il più possibile la base delle persone che potessero presentare domanda, dando poi eventualmente dei criteri di premialità successivi, che esistono già, non esistono già, ma eventualmente lavorare su quei criteri, ma permettere comunque a più persone possibili di presentare domanda di alloggio. Su questo avevamo agito, eravamo stati chiari riguardo alla definizione presa dal codice civile. Riguardo all'attività lavorativa, a questo punto datemi in punta di diritto una definizione di lavoro stabile, perché se i comuni andranno in confusione per la definizione di domicilio o per questioni burocratiche legate al domicilio, datemi una definizione di lavoro stabile a questo punto. Noi è questo che non capiamo. Francamente eravamo all'inizio favorevoli a questa delibera. Oggi, dopo
Voteremo contro, ma è un voto politico, perché questo passo indietro a favore della Lega, perché fondamentalmente, anche se si asterrà, questo è stato per noi, questo per noi è stato uno scacco che ha fatto la Lega. Non ne facciamo una questione di ideologia, perché potrei sfruttare questo momento dicendo che questo non è un governo di centrosinistra. Noi ne facciamo una questione di buon senso. Grazie.